abbiamo iniziato ad avere i primi impianti di risalita fine anni 60 e primi anni 70. Durante gli anni ovviamente ci siamo rinnovati, c'è sempre stata un'evoluzione su tutti gli impianti di risalita e ovviamente a oggi è tutto quasi completamente nuovo. A circa 1500 metri di altitudine, sulla destra orografica della Val Tournanche, le 22 frazioni che compongono Tournion vantano una posizione molto favorevole, essendo disseminate su un terrazzo morenico ampio e soleggiato. In inverno la neve ne accentua il fascino e agli amanti dello sci offre un comprensorio alla portata di tutti, dagli agonisti ai meno esperti, essendo le sue piste situate in una conca priva di pericoli. Una telecabina e tre seggiovie servono 23 km di piste, tutte con innevamento garantito e di varia difficoltà. Un parco giochi sulla neve e uno snow park sono disponibili per gli amanti della discesa, mentre per lo sci di fondo anelli da 3 km con neve garantita a 20 km consentono vari percorsi sia per i più esperti che per i principianti. Abbiamo un ottimo winter park per bambini, per famiglie, con un bigger bag dove si può saltare e fare delle evoluzioni. Questo in estate si trasforma in summer park. E poi abbiamo uno snow park molto molto tecnico, molto valido, che a livello di Valle d'Aosta penso che sia uno tra i migliori. Abbiamo delle piste molto facili, d'altronde Tournion è una stazione prettamente per famiglie. Però abbiamo anche diverse piste nere. Abbiamo una pista prettamente tenuta per l'agonismo, dove svolgiamo regolarmente delle gare di sci, specialmente gigante, anche qualche slalom. Abbiamo lo sci di fondo, abbiamo due piste, una molto tecnica, dove abbiamo degli atleti che si vengono ad allenare, e una molto molto panoramica, molto agevole per chi inizia. E questa panoramica, quando le giornate lo consentono, quando il sole splende, abbiamo un'ottima visione su tutta la Valle del Cervino. La stagione solitamente riusciamo ad aprire verso i primi di dicembre, se le precipitazioni sono a nostro favore. Poi, come dicevamo, ovviamente con l'innevamento programmato riusciamo ad innevare tutto. Solitamente si conclude l'ultimo weekend di marzo. Si può anche pattinare sul ghiaccio, oppure fare delle passeggiate verso le frazioni più tranquille, caratteristiche per i Lascard e le cappelle rurali, visitando magari il museo etnografico del Petit Monde. Non dimentichiamo inoltre il casinò di Saint-Vincent. Il paese offre abbastanza, sia a livello di ospitalità, con degli alberghi all'avanguardia, degli agriturismi, degli ottimi ristoranti dove si possono mangiare delle specialità locali. E poi effettivamente abbiamo cercato di ristrutturare, di mantenere i nostri villaggi con le vecchie case, le vecchie architetture, e abbiamo con questo un museo dove abbiamo raccolto tutte le nostre tradizioni del passato e dei lavori antichi, dei vecchi mestieri.